sessuale. E dopo la serata di divorzio all'italiana, avevo dato appuntamento a Marcello Mastroianni, un po' lontano da Cannes, a Eden Rock. Senti, io molti ho sentito che mi chiedevano, amici così, giornalisti francesi, dice, ma perché non siedi un po' a Mastroianni, vorremmo sapere questo tic, sai, quel gesto che fai al cinema, che cosa è, com'è nato? No, il tic è nato in una maniera molto semplice. Germi è ricco di tic, ne ha parecchi, come avrai osservato. E allora, praticamente, il tic è contagioso, ai primi giorni di lavorazione, ma accadde così di ripetere uno dei tic che lui ha. E Germi, che ha occhio piuttosto acuto, lo notò e lo ritenne valido per il personaggio e mi chiese di insistere, di ripeterlo in certi momenti. Quando il personaggio si innervosisce, quando certo. C'è una situazione che si prevede. Ora, senti, c'è un'altra cosa, tu adesso stai facendo un film. Vedo che c'hai i capelli aggiustati così un po' grigi, bianchi, no? Sì, grigi. Per il film di Fellini, eh? Sì, per il film tu non puoi dire nulla ancora no, di questo. No, è un segreto, non lo so neanche io cos'è il film, è una buttata, è la verità. Il film di Fellini così, cambia di giorno in giorno, conosco la traccia, conosco il contenuto del film, sì. Ma lo sviluppo preciso non lo conosco, lavoriamo così, un po' a soggetto.